Ciao ragazzi, allora stasera video trucco. Ho deciso stasera di ricreare il trucco che aveva Emma nel primo CD delle Spice Girl. Si vede poco e male. Comunque è un trucco molto semplice sui toni del rosa con una piccola linea di eyeliner e le labbra rosa. Ora tento di farvelo vedere. Non so se si nota. Comunque è un trucco molto semplice, portabile di giorno. Io per esempio ci sto per andare a mangiare una pizza con degli amici per festeggiare la laurea di dato dottore magistrale a un mio amico decennale. Quindi è un trucco molto semplice, facile da ricreare, veramente ci vogliono pochi minuti. Spero che vi piaccia, spero che seguiate il video, non so se si dice così, e ci vediamo nel prossimo video. Se vi interessa come sono vestita stasera, qui trovate il link che vi rimanda all'outfit che di stasera. Ciao, un bacione e seguite il video. Ciao! Ok, come prima cosa vado a mettere la base. Io uso sempre questa di Clio, fatta in collaborazione con Pupa, e la vado a mettere sulla palpebra sia fissa che quella mobile. Oddio, è una vita che non giravo un videotrucco. A parte che qua a casa nuova non l'avevo ancora girato, quindi ci ho messo tipo 300 miliardi di ore per capire come posizionare la videocamera, mettere i supporti. Chissà come verrà. Vabbè, ci proviamo. Dopo che ho messo la base, la lascio asciugare un pochino. Ok, poi prendo un applicatore a spugna e in questa vecchia trousse della Pupa, super carina. È l'unica che sono riuscita a trovare un colore che mi soddisfacesse. Il colore in questione, a parte che è tutta scassata questa trousse, è questo rosa opaco. E lo vado a mettere qui all'inizio fino a più o meno tre quarti dell'occhio. Due terzi, vedete un po'. Fate un po' le proporzioni. Su tutta la palpebra mobile lascio giusto un angolino. Ripasso il colore per dare un pochino pochino di intensità, comunque è un rosino molto delicato. Ecco qua. Dopo, con un pennello, questo è della Essence, a sfumatura un pochettino piccinino, prendo un beigiolino da un'altra confezione della Pupa Stravecchia, sempre per il semplice motivo perché era l'unica che mi soddisfacesse. Vado con un beige. Lo prendo con il pennello semplicemente e lo vado a sistemare qua nell'angolo per iniziare a dare un po' di profondità, anche se è lieve perché il colore è veramente impercettibile, molto simile al mio colore della pelle. Ok. E con un pennello da sfumatura più classico, questo è quello della Kiko. Vado con un marrone medio a creare la mia sfumatura e la mia, così dice, la mia piega dell'occhio. Quindi vado qua nell'angolo, molto leggera, anche un pochino giù nella V, e continuo in modo molto leggero a sfumare e a creare l'ombra. Ok,
chiudo un po' l'occhio, poi lo riapro, le solite cose. Arrivo più o meno fino a metà occhio, io continuo. Dopo che ho raggiunto più o meno la stessa intensità di ombra, più o meno ci siamo, diciamo che con gli ombretti abbiamo finito. Ora vado a dare diverse passate di mascara, ne ho contate sull'altro occhio 5 con una con un mascara normale e 2 con il top coat, quello curvante che non curva, della Kiko. Quindi iniziamo e diamoci giù col mascara. Ecco, mi sono dimenticata un passaggio che andava prima del mascara. Prima del mascara andava una linea con la matita nera molto sottile. Ups. Quindi prendo una matita nera per occhi e senza sporcarmi, senza combinare pasticci, tiro una piccola linea molto attaccata all'attaccatura delle ciglia. Mannaggia, mi si stanno incollando tutte le ciglia perché erano belle che fresche. Vabbè, quando una è sbadata. Qui all'inizio non vado a disegnare proprio sopra la palpebra, ma disegno a cavallo tra la rima interna e la palpebra, così diviene più sottile possibile. Lo faccio anche con l'eyeliner di solito, quando voglio proprio che sia impercettibile come linea di demarcazione dell'occhio. Tiro una leggera linguettina. Ok, ora posso continuare l'operazione di mascheraggio con mascara delle ciglia. Ero alla prima, vado giù di altre 4 più 2 e sono 2. Vado con la terza e sono 3 e vado con la quarta, e ora do l'ultima con un mascara classico. Questo è volumizzante ed è la Maybelline. Se vi interessa la recensione di questo mascara, che è il Ciglia Finte Volume Express, vi lascerò una nuvolina che vi trasporterà direttamente al video nel minuto esatto nel quale parte la recensione. Anche se in questo momento si è molto diventa molto grumoso, molto denso, quindi non dà più l'effetto che vi ho raccontato nel video di recensione. Giù vado a mettere questo mascara della Monella Make Up, per il semplice motivo che, avendo uno scovolino così piccolo, se le fossil. E anche di questo do due passate, una vi ho appena data, ecco la seconda. Perfetto. Poi do le due passate con il mascara top coat della Kiko, quello volumizzante. Anche questo sta agli sgoccioli, aspettiamo i saldi, mi riprendo quello che mi piace di più, cioè l'allungante. Se vi interessano le recensioni dei 3 mascara top coat della Kiko, vi lascio i link intorno a questo faccione, sono gigantesca così vicino. 1 e 2.
ne do anche una sotto. Comunque crea un pochino più di spessore alle ciglia. Poi vado a pettinare le sopracciglia sempre con il mio solito spazzolino. Credo che sia lo strumento meglio riuscito, che non era di make up, che per me è diventato di make up, perché gli altri come si dicono? Pennelli per le sopracciglia, sì, vabbè, pennelli per le sopracciglia, sia quello con i dentini, sia quello semplice, oppure quello che ha lo scovolino come un mascara, non mi sistemano nel modo, a me piacciono molto naturali, non me le sistemano in quel modo, anzi devo poi andare a risistemare un altro po' ciglia per ciglia. Invece con lo spazzolino mi trovo benissimo. Con i kit che ho già smontato della Essence per le sopracciglia vado a sistemarmele. Vado prima con la parte più chiara a riempire buchi, spazi tridimensionali tra le mie ciglia su tutta la lunghezza. Poi vado con la parte scura solo nell'angolo alto per alzare il mio sopracciglio, e di nuovo con la parte scura, con la parte chiara, scusate, vado a sfumare quella scura e intanto continuo a riempire. Specialmente per me sono problematiche l'ultimo millimetro e un pochino qua avanti. Ok, poi non mi piacciono molto stradefinite, nel senso squadratissime sotto. Più naturali sono, meno truccate sembrano, per me sono belle così. Le ripettino così le polveri si mischiano meglio e l'effetto per me, come io lo desidero, è ancora più naturale. Mi allungo perché ho lasciato il bicchiere dove tengo tutte queste cose dall'altra parte del mondo, quindi mi devo allungare, sennò questa scrivania diventa un caos. Then sì, con un cotton fioc vado all'interno della rima ciliare e la vado a pulire. Ok, poi gli occhi sono finiti. Per le labbra vado prima a utilizzare questa matita dell'Eufida, quella trasparente, la vado a mettere nel contorno, fuori dal contorno. Ok, sulle labbra vado ad appoggiare un rossetto lucido, labbra rosato, sempre un'altra confezione della Pupa, al quale era un fiorino, cioè mia sorella ci ha aggiunto una coccinellina, ci sta troppo carina. Il rossetto lucido labbra in questione è un rosino molto sheer e glitterato. Non so se si riesce a vedere, spero di sì. Ok, comunque lo vado, un rosino, lo vado ad appoggiare sulle labbra. Ok, dimostrazione trucco, quindi video trucco finito, spero che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e in gamba. Ciao ragazze, ciao ragazzi!